Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi parliamo di qualcosa che non sarebbe dovuto succedere oggi. Lo sapete sicuramente, chi ancora non lo sa lo saprà presto. Ragazzi, Epic Games sembrerebbe sotto attacco hacker. Abbiamo visto che purtroppo oggi è stata rinviata, cosa che sì, è già successo un paio di volte, ma ce lo dicevano magari il giorno prima. No, oggi è stato rinviato l'aggiornamento alla versione 4.2 di Fortnite. Quindi hanno solamente scritto quelli della Epic Games su Twitter: abbiamo riscontrato alcuni problemi, preferiamo posticipare l'aggiornamento. Non ci viene detto né a che ora lo rilasceranno né se oggi lo rilasceranno, perché potrebbe essere addirittura posticipato a domani o a peggio a giovedì. Tra l'altro ragazzi, insieme all'aggiornamento slittano anche le sfide della stagione della settimana numero 3, che vi ricordo brevemente erano: guarda il replay di un match, fai danni agli avversari con le pistole, cerca i forzieri a rifugio ritirato, cerca le paperelle di gomma, segui le indicazioni della mappa del tesoro, quelle che trovi alle spiagge snob, elimina gli avversari con un fucile da cecchino e elimina gli avversari a pinnacoli pendenti. La cosa che ci fa capire, che ci fa pensare che Epic Games sia veramente sotto un attacco hacker, è che moltissimi utenti, migliaia di utenti, hanno riscontrato in queste ultime ore, quindi si parla proprio di adesso, hanno riscontrato degli accessi, dei tentativi di accessi non autorizzati ai propri profili. Quindi ragazzi, questo vuol dire che ci sono dei malintenzionati che stanno cercando di rubare dati sensibili dei nostri account. Vi ricordo ragazzi, se dovesse, ahimè, io ve lo auguro che non vi succeda mai, ma se vi dovesse succedere che un hacker entri con il vostro profilo, ricordatevi che voi, se acquistate oggetti su Fortnite, avete associato al profilo la vostra carta, quindi l'hacker potrebbe tranquillamente prendere i dati e i soldi sulla vostra carta. Per questo ragazzi io vi do un consiglio, come è un consiglio che vi dà anche Epic Games. Il primo consiglio è quello di andare subito a vedere nella vostra casella di posta se per caso ci sono più di un messaggio che manda automaticamente Epic Games e che riguarda appunto un possibile reset della password. Magari non guardate la mail ogni giorno, potrebbe succedere. Consiglio numero 2: cambiate la password se vi sembra troppo facile da ricordare, cioè se mettete il nome della nonna, no, se mettete il nome della mamma, no. Dovete cercare di utilizzare una password che sia di almeno 10 lettere e che contenga caratteri e numeri. Questo sarebbe tutto un discorso da aprire del perché vanno usate le password alfanumeriche per evitare gli attacchi degli hacker, però vabbè, lasciamo stare ragazzi. La cosa importantissima è che andiate a dare un'occhiata alla vostra mail se non lo fate da un po' e siate certi che nessuno abbia tentato un'intrusione nel vostro account. Beh ragazzi, questa era un'altra news che volevo condividere con voi, se per caso non l'aveste ancora sentita, ecco qua il vostro Xyuderino che ve le porta ben fresche di giornata, un po' come le ovette delle galline, un po' come quello. Per il momento non sappiamo altro, speriamo ovviamente che la nuova patch arrivi prestissimo e che dirvi, un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e condividetelo con tutti i vostri amici sui social. Noi ci vediamo presto! Ciao!